Ciao a tutti, purtroppo sono Filippo Altroquando e bentornati a questa quarta puntata di Super Ergo Sum, rubrica interamente dedicata al mondo dei supereroi. Ci eravamo lasciati con ben due puntate dedicate a Superman e ai suoi molti cloni editoriali, talmente tanti che avevo chiesto a voi di segnalarmi nei commenti i nomi di quelli che magari mi erano sfuggiti. A rispondere all'appello sono stati Marco Marigo, che ha segnalato Blue Marvel, recente clone che contende a Sentry il titolo di Superman marvelliano, e Gladiatore della Guardia Imperiale Shi'ar. Roberto Catanzaro mi ha invece ricordato Superior, miniserie firmata da Mark Millar che omaggiava soprattutto la lettura cinematografica di Superman degli anni 70, e Fumetteria Akiba, che fa il nome del patriota, personaggio della serie di Garth Ennis, The Boys, una versione dissacrante dell'eroe, per metà Superman e per metà Capitan America. Ragazzi, grazie per il feedback, continuate così, per favore, siete di grande supporto. E adesso, che cosa si nasconde dietro la porta della brevissima sigla? I'm no Superman. Quindi, la volta scorsa abbiamo parlato degli emuli di Superman e fatto un tour tra le sue tante varianti. Oggi non parleremo di cloni, parleremo di altri eroi, eroi alternativi a quelli che per fortuna commerciale, momento storico, per l'intuizione geniale di un autore sono diventati popolari e riconoscibili da tutti. Ma attenzione, popolo nerd, perché esistono anche degli eroi sommersi, eroi che non sono copie di quelli più famosi, ma piuttosto dei loro lontani cugini. Per questo oggi parlerò di due di loro, un uomo ragno e un diavolo senza paura che non sono quelli Marvel. Nei primi anni 70, prima ancora che l'editoriale Corno tenesse a battesimo la Marvel in Italia con la testata dedicata all'Uomo Ragno, fece capolino nelle edicole nostrane un albetto tascabile pubblicato da tale editore Bianconi, specializzato in fumetti destinati ai ragazzi più giovani come Braccio di Ferro, Geppo, Soldino. E questo fumetto si intitolava Spider-Man, ma senza il trattino in mezzo. Questo Spider-Man senza trattino non aveva nulla a che vedere con la sua controparte marvelliana nata in America 3 anni prima. In realtà, in lingua originale non si chiamava neppure Spider-Man, ma semplicemente The Spider, il ragno, e aveva origini anglosassoni. Il suo nome era anche quello di un personaggio dei romanzi Pulp, che a sua volta aveva tanti punti in comune con The Shadow, questo per ricordarci che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, soprattutto se parliamo di supereroi. Suoi genitori editoriali furono Ted Cowan e Reg Bunn, cui presto si sarebbe aggregato come sceneggiatore Jerry Siegel, sfortunato creatore di Superman, insieme a Joe Shuster. Il ragno British vestiva di nero molto prima che Peter Parker incontrasse il simbionte alieno e, pensate un po', era un super criminale e teneva in scacco la polizia inglese. Molto presto, però, questa partita impari con le forze dell'ordine finì con l'annoiarlo. E così il genio del male cambiò bandiera e iniziò a combattere il crimine. Le origini di The Spider sono avvolte nel mistero. Lo ricordiamo con questa sagoma allampanata e nero vestita, con le orecchie a punta e il capello gelato, che lo fanno tanto assomigliare al signor Spock di Star Trek o al Submariner della Marvel. Era in grado di
arrampicarsi sulle pareti lisce, aveva una forza straordinaria, ma si serviva soprattutto della tecnologia. Un esoscheletro con dei jet sulla schiena che gli permettevano di volare, amplificava la sua forza fisica, ma soprattutto possedeva una pistola in grado di sparare una micidiale ragnatela, tanto simile a quella del nostro amichevole ragnetto di quartiere. The Spider fu uno dei tanti supereroi inglesi che negli anni 60 uscirono dalla fucina della EPC Magazine e pubblicati su riviste antologiche come Lion, Eagle, Vulcan, dove trovavano casa altri iconici personaggi britannici come Kelly Sai, in Italia noto come l'Occhio di Zoltek, l'Artiglio d'Acciaio e tanti altri supereroi anglosassoni dei quali prima o poi vi parlerò. Sono un po' arrugginito. Nonostante The Spider sia nato alcuni anni dopo l'esordio dell'uomo ragno marvelliano, io non lo definirei però un clone editoriale, ma qualcosa di diverso. E la stessa idea fantastica filtrata da due immaginari differenti degli anni 60, quello europeo e quello statunitense, ognuno con le sue proprie caratteristiche. Le avventure di The Spider, essendo un prodotto del loro tempo, erano un po' ingenue, ma volendo, neppure più di tanto. La suspense non mancava, i personaggi erano ben caratterizzati e l'uomo ragno inglese, con le sue orecchie a punta, aveva un notevole carisma. Poi più niente. Il silenzio, almeno in Italia. In patria, invece, The Spider è stato al centro di un paio di revival significativi. Nei primi anni 90, un giovane Mark Millar firmò la storia Vicious Game, scritta per la rivista Fantastica 2000 AD, dove presentava una versione, riveduta e corretta del personaggio. È un po' particolare, facendolo tornare malvagio e attribuendogli delle abitudini alimentari antropofage. La cosa non piacque molto ai fans e successivamente il personaggio tornò alla sua vecchia caratterizzazione, comparendo in modo sporadico su varie testate. In seguito è toccato a Liam Moore, figlia di Alan, basandosi su uno spunto del papà, recuperare il ragno inglese nella miniserie intitolata Albion. Inedita in Italia, storia corale e nostalgica dove ci viene raccontato che fine hanno fatto i supereroi britannici nell'era Thatcher. Segno che gli inglesi sono molto affezionati ai loro supereroi, tanto diversi dalla cifra stilistica statunitense cui ci hanno abituato i colossi Marvel e DC. Adesso però torniamo in America e parliamo di diavoli. Per l'esattezza, il diavolo rosso della Marvel, l'uomo senza paura, quello che noi italiani siamo abituati a chiamare Devil, cioè diavolo, in realtà in lingua originale si chiama Daredevil. Una parola composta che significa scavezzacollo, temerario, spericolato. Ma il Daredevil della Marvel ha un lontano cugino, figlio della Golden Age dei fumetti statunitensi, nato sulla rivista Silver Streak nel 1940, ideato da Jack Binder, e ha una genesi un pochino insolita. Infatti, fino a poco prima del suo debutto, il personaggio di punta della rivista Silver Streak era stato il sinistro Claw, l'artiglio, un villain, come li chiamiamo oggi, un supercriminale dalle origini incerte, mostruoso, cattivissimo, con poteri misteriosi, che in certe circostanze sembra capace anche di cambiare dimensioni.
Insomma, fino a quel momento questo cattivo teneva banco, finché nella rivista fu inserito il primo originale Daredevil, un rompicoglioni in calzamaglia saltellante che diventò subito il peggiore antagonista dell'artiglio, sconfiggendolo dopo una manciata di episodi e diventando di fatto il principale protagonista della serie. Questo Daredevil indossava una tuta bicolore, in un primo momento color crema e blu, in seguito blu e rossa. Come arma usava un boomerang e aveva la caratteristica di essere muto per il trauma di aver visto uccidere suo padre. Queste caratteristiche possono farci pensare a un'ulteriore parentela con il Daredevil marvelliano, eroe non vedente che si orienta grazie ai suoi sensi ipersviluppati, per quanto tra l'essere muti e l'essere ciechi c'è una gran bella differenza. Inoltre, la questione del mutismo per quanto riguarda il Daredevil della Golden Age fu presto lasciata da parte e accantonata, dimenticata, e fu possibile sentirlo parlare. È vero in ogni caso che il Daredevil, creato da Bender e disegnato prevalentemente da Charles Baro, stabilì alcuni dei canoni fondamentali anche per i supereroi che sarebbero venuti dopo di lui, per lo stesso Devil Marvelliano, ma anche per Capitan America, la cui storica copertina in cui l'eroe a stelle strisce sferra un cazzotto sul grugno di Hitler fu pubblicata nello stesso anno in cui il Daredevil mutanghero della Golden Age lanciava il trend patriottico. La serie Daredevil Battles Hitler, che prese il posto della rivista Silver Streak, anticipò addirittura l'entrata degli Stati Uniti nel conflitto mondiale e presentò ai lettori altri personaggi destinati a diventare iconici, i Little Wise Guys, i giovani saggi, mentre nello stesso anno, in casa DC, Joe Simon e Jack Kirby partorivano i Newsboy Legion, la legione degli strilloni o dei ragazzi, che tra alterne vicende, crisi nei mondi infiniti e clonazioni sono arrivati fino a noi. I giovani saggi rappresentarono il giro di boa degli anni 50, momento nero per i supereroi che avevano sempre meno successo e andavano scomparendo dalle pagine dei fumetti per lasciare posto ad altri personaggi. Fu anche la sorte del Daredevil della Golden Age, che di lì a poco abbandonò le scene e lasciò la ribalta ai suoi giovani comprimari. Per qualche ragione il Daredevil degli anni 40 non fu mai depositato e quindi oggi è un personaggio di pubblico dominio. Il discorso è diverso per quanto riguarda il nome, che oggi è proprietà della Marvel ed è legato al personaggio omonimo. Ad ogni modo, dopo un lungo periodo di assenza, essendo libero da vincoli legali, il Daredevil originale ha ripreso a fare delle frequenti comparsate nei fumetti di editori diversi. Negli anni 80 è stato avvistato con il nome di Red Devil, pensa un po', il diavolo rosso, e successivamente come personaggio di supporto sulle pagine di Savage Dragon, portandosi dietro anche il redivivo Artiglio. Più recentemente, la Dynamite, casa editrice nota per numerosi e interessanti rilanci di personaggi classici, propose una sua versione dell'ex mutanghero nella serie Project Superpowers di Alex Ross e Jim Cooper.
Kruger, volta proprio a recuperare eroi della Golden Age liberi da diritti editoriali. E il personaggio stavolta si chiamava Death-Defying Devil, ossia il diavolo che sconfigge la morte. In seguito, il personaggio, mai del tutto dimenticato, ha continuato ad apparire saltuariamente qua e là, e in un paio di circostanze persino la Marvel lo ha citato, facendo indossare al proprio Daredevil il famigerato costume metà rosso e metà blu nella realtà alternativa della serie Mutant X. Come potete vedere, miei ragnetti scavezzacollo, la giostra dei super è sempre in movimento. Ci vediamo passare davanti maschere, nomi, pezzi e lazzi, ed è sempre un altro quando, un mito che muta e a volte è muto, come in questo caso, ma è la natura dei sogni e l'immaginario in moto perpetuo. Fatemi sapere in un commento qui sotto se gradite queste digressioni farneticazioni nella storia del fumetto supereroistico. Iscrivetevi al canale e condividete, condividete sempre, ma soprattutto difendete i vostri sogni. Ci si becca in un altro.